Buongiorno da Aurelio Porfiri per questo nostro podcast su Tradizio. Oggi voglio parlare di un tema che ha a che fare con la tradizione, ma insomma forse lo so che si capirà un po' alla fine. Cioè l'ho chiamato l'ora della prova perché tutti noi passiamo dei periodi in cui siamo veramente provati dal punto di vista esistenziale. E questo può capitare per malattie, soprattutto per malattie, malesseri, problemi familiari e via dicendo. Ecco, quando noi passiamo questi periodi, cosa può dirci la tradizione? In realtà la tradizione può dirci molto, ci può aiutare molto perché ci offre anche una sapienza che è già stata sperimentata da coloro che ci hanno preceduto. E quindi è importante non dimenticare nel momento della prova, appunto la sapienza tradizionale. Prima di tutto, io direi per chi è religioso, cristiano, cattolico, prima di tutto la preghiera. La preghiera bisogna cercare di mantenerla sempre, anche quando è difficile, perché io credo che Dio apprezza di più questa preghiera, perché è una preghiera fatta veramente con un grande sforzo interiore. Quindi ricordo di pregare, e poi c'è tutto quello che forma la sapienza tradizionale che ci può aiutare ad affrontare certi periodi particolarmente difficili della nostra vita. Io ricordo per chi è cattolico, cristiano, di pregare, vi chiedo anche di pregare per me, come io pregherò per voi. E dato che tutti siamo in questi momenti bui della nostra vita, se voi volete commentare, io sarò lieto, ovviamente commentate sotto questo podcast. Vi ringrazio per il vostro ascolto e, come ho detto, vi chiedo delle preghiere per me che saranno sicuramente utili e sono sicuramente gradite. Grazie e buon lunedì.